Buonasera, benvenuti e grazie a tutti quanti di essere qui. E questa sera ascolteremo appunto un concerto eseguito da giovanissima pianista Greta Dari, che già a 15 anni ha un curriculum di tutto rispetto, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, quindi diventa una promessa del concertismo italiano. E come vedete ci presenterà un concerto dedicato interamente alle musiche di Chopin. E un pochino il programma, diciamo, che ha un cambiamento nella successione dei brani. Intanto poi io vi illustrerò un pochino, insomma, i pezzi brevemente. E, diciamo che io, la grande fama di compositore di Chopin, soprattutto nella Parigi dell'epoca, mentre lui era in vita, è dovuta più che altro ai notturni. Perché appunto più che le ballate, gli scherzi o le sonate, che sono i pezzi che più apprezziamo attualmente, era più famoso per i notturni, perché rispecchiavano più, diciamo, il sentire del pubblico dell'elite dell'epoca, che era il pubblico dei salotti essenzialmente. Poi si facevano anche concerti nelle sale, però era più che altro il pubblico dei salotti e della nobiltà. E è molto interessante il necrologio che fece Hector Berlioz, compositore francese, alla morte di Chopin il 27 ottobre del 1849. Ve la voglio leggere. In genere era sulla mezzanotte che lui si abbandonava, Chopin ovviamente, si abbandonava quando i grandi cravattoni se n'erano andati, quando l'argomento politico del momento era stato esaurientemente dibattuto, quando tutti i maldicenti avevano dato fondo ai loro aneddoti, tutte le insidie erano state tese, tutte le perfidie consumate, solo allora, obbedendo alla muta richiesta di due occhi intelligenti, diveniva poeta e cantava gli ossianici amore degli eroi dei suoi sogni, i dolori della patria lontana, la sua cara Polonia, sempre pronta a vincere e sempre battuta. Quindi lui appunto sul fine della serata suonava e suonava soprattutto erano richiesti i suoi notturni. La serata si chiudeva sempre con un notturno eseguito da Chopin. Quindi diciamo che rispondeva maggiormente alla personalità artistica di Chopin in notturno. E stasera noi ascolteremo due notturni, il notturno opera 27 o in do diesis minore e poi il notturno opera 27 numero 2. Allora, il notturno opera in do diesis minore nasce non come notturno, ma come un lento. Perché è del 1830 questo notturno? Chopin lo scrisse per la sorella, lo scrisse a Varsavia, a Vienna, e lo scrisse per la sorella inserendo il tema del concerto del pianoforte orchestra in fa minore e il tema di un canto polacco che amava particolarmente la sorella. Quindi era un pezzo che doveva rimanere nell'ambito familiare. Per questo motivo venne pubblicato postumo, quindi dopo la morte di Chopin. Perché lui era pensato solamente in un ambito ristretto. È un notturno però che già quando è stato pubblicato alla sua morte ha avuto un grandissimo successo, quindi è molto famoso e diciamo che noi lo conosciamo oggi anche perché un pianista polacco durante la Seconda Guerra Mondiale fu graziato da un tedesco proprio quando sentì suonare questo notturno. Questo era stato tutto il periodo, diciamo, nascosto a Varsavia, questo pianista. E proprio quando stavano andando via i tedeschi, si mise a suonare, trovò un buon pianoforte in mezzo alle rovine, si mise a suonare questo notturno, questo tedesco lo sentì e lo lasciò andare via. Quindi anche per questo motivo ci fu anche un film a tal proposito, ed è una storia vera questa. Quindi è un notturno che si conosce molto bene. Poi ascolteremo il notturno opera 27 numero 2, che è in re bemolle maggiore, quindi c'è un collegamento nella tonalità. Da diesis minore, il primo, re bemolle maggiore, il secondo, che enarmonicamente sono lo stesso suono. Questo è da diesis e questo è re bemolle. Quindi c'è una connessione, no? A livello armonico, anche se questo notturno avrà 27 numero 2 del 1835. È uno dei più raffinati, pieno di fioriture magistrali scritte da Chopin. Entrambi i notturni hanno una struttura ABA, solo che nel secondo notturno viene ripetuto lo stesso tema, quindi c'è questa differenza. È un notturno che Chopin eseguiva molto spesso e che faceva eseguire molto anche ai suoi allievi. E poi a seguire
Quindi diciamo, iniziamo con questa terna di pezzi. Chi ti fa meglio la parte che è rimasta un po', ragazzi? A seguire, quindi, avremo la fantasia improvviso opera 66 in do diesis minore, che ha la parte centrale in re bemolle maggiore. Quindi abbiamo creato, diciamo, questo collegamento tra questi pezzi. L'improvviso è una forma musicale che è stata essenzialmente creata da Schubert e che è stata ripresa poi da Chopin. Il notturno, anche il notturno, prima esisteva, c'erano qualche esempio di notturno, ma diciamo che Chopin l'ha portato alla massima espressione. E Goethe eseguirà quindi questa fantasia improvviso, anche questa è stata pubblicata postuma. Ed è più che una fantasia improvviso, è proprio un improvviso, una struttura avviata. Ed è stato pubblicato postuma per una ragione particolare. La baronessa d'Este chiese un pezzo a Chopin. E lui aveva già in mente questo pezzo e glielo scrisse nel suo quaderno, nel quaderno della baronessa. Quindi doveva essere a uso esclusivo di questa baronessa d'Este. Per questo, poi, proprio alla fine della sua vita, insomma, poi diede il permesso di pubblicarlo. È stato pubblicato quindi poi alla morte di Chopin. È un pezzo anche questo molto famoso, con una parte centrale più espressiva e le due parti esterne più virtuosistiche. Bene, adesso possiamo accogliere con un grande applauso Greta Dari.
adesso proseguiamo con la ballata, la seconda ballata, opera 38. E la ballata, come lo scherzo che voi sentite dopo, è una forma musicale che è stata creata da Chopin, perché prima le ballate erano collegate, c'erano già delle ballate nel 200, nel 300, ma erano comunque collegate a dei testi letterari, quindi musica e parole. Invece lui la rese proprio una forma solamente strumentale, riuscendo a esprimere un racconto, anche un poema epico, solo con la musica. E lui stesso disse a Schumann che le sue ballate erano state ispirate dai poemi di un poeta polacco, Adam Mickiewicz. Molti hanno cercato dei collegamenti tra questi poemi e le sue ballate, ma in realtà è proprio il clima, diciamo, l'ispirazione derivata dal testo letterario, ma non c'è un collegamento stretto. Anche se possiamo dire che la ballata opera 38, che ascolteremo stasera, la seconda ballata, è quella che invece trova una certa corrispondenza con un poema ben preciso di Adam Mickiewicz. Questa ballata venne scritta dal 1838 al 1839 e soprattutto venne scritta quando Chopin si trovava a Maiorca, perché Chopin ebbe una lunga relazione con una donna molto più grande di lui, 10 anni più grande di lui, Jean Sand, una poetessa, che era, possiamo dire, la prima femminista, perché andava a cavallo in pantaloni, come la diva, cioè era trasgressiva, veramente una persona, una poetessa molto, molto brava, insomma. E quindi, siccome lui cominciò ad avere la tubercolosi, lei pensò di portarla a Maiorca per farlo guarire. In realtà Maiorca fu cacciato dagli abitanti all'interno dell'isola, quindi andò con questa Val de Mostra, in questo, diciamo, monastero ormai abbandonato, e con l'umidità, la pioggia che entrava, cioè, quindi lì le sue condizioni si aggravarono tantissimo, e lì scrisse delle opere meravigliose, preludi, lo scherzo 39, e quindi diciamo che proprio la sua vita vissuta, insomma, si trasferiva poi nella sua musica. E la finì di scrivere un po' Folli e poi anche a Marsiglia nel periodo della convalescenza, quando andò via da lì a New York. Come ho detto, quindi questa ballata, l'opera 38, è quella più collegata a un poema, Svitez, se ho detto bene, non lo so, che è il nome di un piccolo lago lituano che si trova nella foresta di Novogrodek, e narra una vicenda struggente. Cioè, praticamente le fanciulle che vivevano nel paese limitrofo a questo lago, sapendo che c'era l'invasione russa che stava arrivando, i soldati russi stavano arrivando con la loro violenza, per non essere quindi violentate, si sono portate tutte in questo lago e sono affogate. E cosa è successo? Che a un certo punto una di queste ragazze, a una persona che si trovava lì sul lago, andava in visita a questo lago, emerge da questo lago, quindi il fantasma di questa fanciulla, e narra la sua storia. Quindi la ballata inizia con questo andamento un po' che sembra proprio una narrazione, un racconto che inizia in pianissimo, questa parte lenta, e proprio rappresenta benissimo questa fanciulla. Poi subentra un pezzo col fuoco che rappresenta invece la guerra, la violenza. Quindi ritorna questa parte lenta con però degli slanci, e quindi di nuovo il pezzo con fuoco, con una coda conclusiva travolgente, e si chiude poi in una tonalità diversa rispetto a quella che era iniziata, perché il pezzo è in fa maggiore e termina in la minore, e c'è questa conclusione che riprende il tema con cui era iniziato, però in modo molto più malinconico. Quindi, insomma, non so, poi direte se avete sentito tutta questa cosa che vi ho detto in questo pezzo meraviglioso. E chiamiamo quindi Greta Dari all'esecuzione.
sono due composizioni di carattere autobiografico. Grete eseguirà prima lo studio e poi lo scherzo, però parlo un attimino prima dello scherzo. Lo scherzo comunque è una forma musicale, anche se è stata creata da Chopin così come la vediamo, perché lo scherzo era precedentemente un movimento di sinfonia o di sonata o di quartetto, e ha un carattere completamente diverso. Con Chopin diventa una forma a sé stante di dimensioni importanti. E questo primo scherzo venne scritto quindi nel 1830 e Chopin si trovava in quel momento a Vienna. Lui era già stato precedentemente a Vienna, stava facendo un po' il giro d'Europa per farsi conoscere e appunto acquisire notorietà, e però nel momento in cui lui va a Vienna i polacchi insorgono contro l'occupazione zarista. E però gli austriaci non vedevano di buon occhio questa rivolta dei polacchi. E quindi invece che integrare Chopin, lo isolavano, cioè lo invitavano alle serate, però lo isolavano completamente. E questo prende lui tra rabbia e dolore e dispiacere. E, è interessante questo aspetto che vi voglio leggere. Lui scrisse una lettera al suo caro amico. E si avvicinava il Natale e gli scrisse: nei salotti faccio finta di essere calmo, ma appena torno a casa scaglio fulmini al pianoforte. E poi scrive ancora una cosa molto importante, questa: dal momento che era la vigilia di Natale, tutto solo, a passo lento, verso mezzanotte me ne sono andato alla cattedrale di Santo Stefano. Quando arrivai ancora non c'era gente. Restai in piedi nell'angolo più oscuro alla base di una colonna gotica. Il silenzio era assoluto. Talvolta solo il passo del sagrestano che accendeva le candele in fondo al tempio lo interrompeva. Dietro di me una tomba, sotto di me una tomba. Mancava solo un sepolcro sopra di me. Dentro mi scaturì allora una musica tetra e sentivo più che mai il mio assoluto abbandono. E questo possiamo dire che è l'atto di nascita di questo scherzo, dello scherzo veramente. Ed è appunto nello scherzo, che è una forma, diciamo, anche questa bipartita, presenta la prima parte fortemente drammatica, inizia con questi accordi che rappresentano un grido, e poi queste note che salgono verso l'alto, e poi una serie di episodi fortemente drammatici, e una sezione centrale. In questa sezione centrale lui prende precisamente il tema di un canto di Natale polacco. Quindi lui aveva proprio la nostalgia di casa, la nostalgia della donna, ma soprattutto del Natale fatto con i suoi familiari. Ed è proprio il canto di Natale polacco. Si sente quindi questo canto nella parte centrale, nel registro centrale del pianoforte, con questa nota verso l'alto che rappresenta come 12 rintocchi di campana. Quindi molto particolare questo. Poi ritorna lo scherzo nella sua valenza e chiude con una coda brillantissima, molto complessa, molto difficile. E diciamo che la connessione qual è? Che poi Greta ci seguirà lo studio opera 10, numero 12. E questo studio, diciamo che appunto Chopin aveva detto si trovava a Vienna, però non trovandosi bene a Vienna, decise di partire. E quindi poi va verso Parigi, che poi diventerà la sua sede successiva. Mentre era a Stoccarda, quindi di passaggio verso Parigi, i polacchi che erano insorti vengono sconfitti dai russi, quindi cade Varsavia. E quindi lui scrive di getto, quindi sono entrambe due opere fortemente autobiografiche, scrive di getto, vabbè, prima improvvisando la pianoforte, poi lo scrive, lo studio opera 10-12, che è noto come rivoluzionario, o meglio, la caduta di Varsavia. Anche se poi, successivamente, lui ci ha animato, anche perché lui rimava tantissimo tutte le sue composizioni, quindi di una precisione, di un lavoro continuo di perfezionamento delle sue opere, ma proprio vediamo questo inizio così travolgente, anche qui con questo accordo iniziale, con queste scale, e però sul finire del pezzo, vediamo nell'ultima parte, c'è come una speranza, sentiamo una speranza in un futuro in cui la Polonia poi possa, diciamo, vincere. E infatti questo l'ha scritto nel 1830-31, quindi lo studio, ma nel 1848 al suo editore Chopin scrive:
Il moscovita avrà del buon filo da torcere quando dovrà marciare contro il prussiano. Dovranno necessariamente accadere cose terribili, ma alla fine vi sarà una Polonia gloriosa e grande. In una parola, la Polonia. Quindi diciamo che il finale di questo studio rappresenta un po' questa sua idea, che poi la Polonia alla fine riesca a vincere. Quindi vabbè, non ci resta che far entrare dentro e sentire lo studio, opera 10 numero 12 e poi lo scherzo.